Perché io ho visto, è vero che abbiamo perso, il risultato è stato negativo, ma non è stato tutto negativo per noi, perché poi uno va a analizzare la partita. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, quello che ho detto ai ragazzi, ma potevamo anche stare un po' più avanti, perché questo è vero. Forse anche la partita ci ha portato anche ad avere fiducia a noi stessi, perché siamo stati molto pericolosi, soprattutto anche, ripeto, nel primo tempo, che potevamo far gol, secondo me, e poteva cambiare la partita. Non è andata così, è andata diversamente, e questo ci dispiace, ma ho visto gli allenamenti, ho visto crescere i ragazzi, e le gambe stanno andando e quindi abbiamo migliorato. Secondo me ci stiamo migliorando giorno dopo giorno e sono molto fiducioso con la partita di domani. Penso che si farà un'ottima partita, perché siamo consapevoli che e questo dipende molto del lavoro fatto, il lavoro fatto è stato giusto e io li ho visti bene anche quest'oggi. Abbiamo fatto un allenamento a rifinitura e sono carichi e con molta voglia. Per quello sono fiducioso. Sarà un Bologna simile a quello di Perugia o cambierà diverse cose? No, penso che sarà simile a quello che abbiamo affrontato la partita precedente. E sarà una partita diversa, non sarà una partita come quella che abbiamo affrontata il venerdì scorso, quella la dobbiamo lasciare e sarà una partita diversa, quindi dovremo fare la partita con le nostre armi, ma dovremo giocare molto più veloce la palla, perché di questo si tratta, per andare a far male, per andare a far gol. Quindi bisogna anche migliorare, io l'ho detto anche subito dopo la partita, gli ultimi 30 metri, e abbiamo lavorato anche su questo aspetto. Sì, perché la Perugia, anche secondo me, non avete fatto molte cose positive, però i tre davanti erano sempre molto lontani, effettivamente. Hai ragione, questo è uno dei punti che dovevamo lavorare in settimana e penso che siamo riusciti, perché siamo stati molto, molto distanti dalle punte, soprattutto da Caccia, che era la punta centrale, quindi questo è una delle cose che abbiamo lavorato e che cercheremo di fare domani. Quindi il fatto che, ti chiedo, soprattutto da lì, mi è sembrato a Perugia un po' molto in difficoltà davanti, secondo te è ripreso non dal fatto che giocare in una posizione non sua, ma dal fatto che la squadra era distante? Secondo me sì, secondo me era un po' distante la squadra, era un po' indietro, secondo me, e questo ha fatto sì che eravamo distanti soprattutto da Caccia. Poi dall'altra parte aveva avuto Ianiello, ma un altro passo, quindi lui secondo me ha fatto una buona partita, però penso che la partita sua dipendeva un po' di questo fatto qua, che non gli abbiamo dato una mano come squadra, quindi penso che sia un po' questo. Buche lo vedesti in due giorni e gli hai dato subito la maglia da titolare, e giocando sicuramente un'ora, sta dando una buona partita. È pronto dopo averlo visto altri una santa settimana per rigiocare subito, secondo te? Secondo me non solo lui, sino quelli che erano un po' indietro, per esempio, faccio l'esempio di Maglietta, di Caccia, che erano un po' in quella situazione lì, li ho visti meglio, stanno migliorando, però questo è il frutto del lavoro di tutti i giorni, perché appunto per questo io sono fiducioso, perché li vedo lavorare. Quando ragazzi lavorano tanto e poi hanno qualità, quindi quando vede il lavoro del giorno dopo giorno, perché sono ragazzi che lavorano, quindi migliorano. È migliorata in questa settimana la qualità del lavoro, la qualità dei ragazzi anche in campo, le gambe stanno andando meglio, quindi penso che questo mi porta tanta fiducia a loro. Rispetto a Perugia dovrai impostare una partita di tipo diverso, no? Perché lì l'avevi pensato in un certo modo, Perugia aveva buttato in aria un sacco di cross e per un'ora aveva funzionato, perché il Bologna aveva avuto le sue occasioni. Adesso invece che giochi in casa contro una squadra che sì, era qua a coprirsi, che tipo di partita? Io penso che, a prescindere, poi secondo me questa partita col Perugia era un po' particolare anche per il fatto che noi dobbiamo costruire una squadra, quindi la sensazione era che ora è diversa a quella che abbiamo avuto dopo la partita di Coppa, perché questa ha dato, è vero che non abbiamo fatto benissimo, però
ci siamo ritrovati con una squadra, quindi questo è già un punto di partenza. Ora noi dovremmo migliorare, quello che ho detto prima, secondo me dobbiamo giocare un po' più avanti, ma questo non lo dovremmo fare giocando in casa, giocando fuori, questo lo dobbiamo fare ovunque, perché noi dovremmo fare, cercare di fare la partita per andare a vincere ovunque. Quindi penso che questo ci vorrà del tempo, ma l'idea è questa, quindi noi sappiamo e siamo consapevoli che troveremo una squadra che forse farà così come hai detto tu, quindi noi dobbiamo e abbiamo lavorato per non farci trovare di sorpresa questa situazione, quindi abbiamo anche lavorato su questo, quindi è una cosa che abbiamo messo in conto e che abbiamo lavorato. Ti chiedo questo, Diego, dopo Perugia ci sono state critiche anche abbastanza pesanti dal punto di vista tecnico, questa è una piazza che soffre l'eccessione, soffre la B, hai trovato cioè ti chiedo, hai capito, ha avuto un impatto subito forte con le aspettative? No, io sinceramente, io ripeto quello che ho detto il primo giorno che sono stato qua, io so dove sono venuto. E sapevo anche che bisogna togliere una retrocessione e che non è facile, perché non è facile per la gente, non è facile per i giocatori, per un aspetto che non mi sorprende, non mi spaventa, perché sapevo di dover trovare, sapevo di dover trovare difficoltà anche nelle critiche, ma io dico che le critiche quando non sono in mala fede e sono giuste vanno bene e fanno crescere. Questo è il fatto, è quello che penso io, che quando le critiche non sono in mala fede e vanno fatte critiche, anche per me costruttive, io li prendo. Io prendo le critiche e però faccio la testa mia. Io faccio così, penso e faccio con la testa mia. Poi le critiche le guardo, le leggo, le sento e me le aspettavo anche. Però io sono 20 anni che vivo con le critiche, quindi non è che mi spaventa questa situazione. So che vengo a una squadra dove è retrocessa, è tutto buio. Siamo consapevoli che è nelle nostre mani. E quindi noi non è facile, perché poi bisogna costruire una squadra, è quello che stiamo facendo, ma penso che siamo a buon punto e sono fiducioso in quello che nel lavoro, e ripeto, soprattutto nel lavoro che vedo fare i ragazzi, perché vedo una squadra che ha voglia, quelli che non giocano hanno voglia di farsi vedere. E questo è molto positivo, per quello io mi tengo le critiche per me, faccio a testa mia, però guardo più che altro il campo. Senti, quanto... Aspetta, c'è la tua. Ah, vai. Che si sta ascoltando. Sì, sì. No, senti, Diego, è acqua fresca e Bessa, vengono con la squadra domani. C'è la lista lì, e acqua fresca viene e Bessa no. Bessa no. Allora completo la domanda, se posso, con Acqua Fresca hai avuto un confronto, anche perché è un giocatore che va, immagino sotto il profilo emotivo e psicologico, ricaricato, perché almeno fino a gennaio, se non ricomincia il tormentore del mercato, mi sì, dovrà dare una mano. È vero, finisce. E l'altra domanda che ti chiedo, domani, Diego, conta più il risultato o il gioco? Perché per spazzare quelle nuvole nere che dici tu, io ti do... Io credo che serva subito. Rispondo subito. Secondo me bisogna arrivare attraverso il gioco, perché io credo che attraverso il gioco si arriva prima in porta e si arriva prima a fare risultato. Quindi in questo credo molto. Penso che si arriva attraverso il gioco, perché se no si può fare anche. Noi non lo faremo. Lanciare la palla avanti, accorciare e andare sulla seconda palla. Anche così si vince. Ma io non ci credo molto in questo. Quindi credo nel gioco, che possa fare la squadra. E quindi sono consapevole che non è facile, ma ho molta fiducia in loro. Poi con Acqua Fresca, è vero, ho parlato, non è una situazione facile, ma io sono fiducioso anche in lui. Ho fiducia in lui, lui ha fiducia in me, la squadra ha fiducia in lui, e quindi penso che oggi qua non è che lo abbiamo messo a disposizione, perché no, io l'ho visto anche lui lavorare, forse l'ultimo periodo non è stato con noi, ma l'ho visto lavorare e ci credo. Scusa, io finisco, scusate. E lui è domani è spendibile per giocare 20 minuti, eccetera, e secondo te è compatibile con Caccia? Sì. Sì. Tutti e due. Tutti e due, perfetto, grazie. È un 4-3-3. Sì, 4-3-3, e poi lui dà la possibilità di fare giocare con due punte, perché certo. possono, secondo me, possono giocare insieme. Sì, sì. Poi, secondo me, questa è una cosa da lavorare. Però è un giocatore che sa giocare
anche Caccia la stessa cosa, quindi c'è sempre questa possibilità, secondo me va lavorata anche. Io, se non sbaglio, negli allenamenti dell'ultima settimana mi è sembrato che tu abbia provato acqua fresca esterno di sinistra all'attacco del 4-3-3 con Caccia e Giannone. E è una strada da seguire o magari con lui no, in futuro? Secondo me si può anche seguire, però lui, io preferisco, se ho la possibilità o se può fare acqua fresca, giocare una punta e due punte sotto, che lì secondo me può rendere molto di più, non due punte larghe, okay. Giocando con la coppa, può capitare, ma secondo me rende molto di più così. Cioè due punte? No, una punta e due sotto. Due, sì. Cioè, perché fresca... è un giocatore che ha mobilità, non è una punta. Acqua fresca può fare il secondo trequartista. Sì, è un giocatore che ha visione del gioco, che sa giocare, che è un giocatore di calcio. Poi la situazione psicologica è un'altra, che questa dovremmo essere bravi anche noi, deve essere bravo anche lui, perché poi deve rispondere in campo. Ma noi abbiamo fiducia in portarlo, di portarlo in campo. Poi è vero che deve rispondere lui, però noi abbiamo fiducia in lui, infatti per quello viene convocato. L'ultima cosa su sua carriera, tu ci avevi giocato assieme con lui? Sì. E che tipo di percorso ha fatto? Cioè, come te lo ricordavi? Perché all'epoca, quando era a Cagliari, era tra i giovani under 23-24 che aveva fatto più gol d'Italia. Guarda, ti semplifico tutto, guarda, non parlo di acqua fresca prima. Parli dopo. Giudichiamolo dopo. Cioè, nel senso che quando inizia a giocare parliamo di acqua fresca. C'è cioè, quello che ha fatto o non ha fatto, perché poi un giocatore che ha fatto gol non ha avuto un anno forse come l'anno scorso positivo o a due, questo lo lascio. Io per esempio non mi permetto di parlare dell'anno scorso del Bologna perché non c'ero, quindi io non mi permetto mai, so che vivo questa situazione e ne prendo le responsabilità da quando sono in avanti, quindi io parlo del Bologna di quest'anno, non dell'anno scorso. Quello che ha fatto Robert lo sapete meglio di me perché è stato qua, quindi io voglio parlare di Robert da qui in avanti. E l'altra cosa invece, possiamo dire che il mercato, la fine del mercato ti ha dato serenità, che insomma la società con te avete fatto delle scelte decisive, adesso lavori su un gruppo, è quello il gruppo e... penso che sia una situazione che ora, come hai detto tu, dà serenità, dà tranquillità, perché abbiamo i giocatori, abbiamo quello che vogliamo, quindi bisogna lavorare e bisogna andare avanti con questi giocatori che abbiamo. Quindi quando ti ha aiutato, se ti ha aiutato in questa settimana, il fatto che si sia parlato quasi solo di arbitro? Parlo di società ovviamente, sui giornali. No, su questo no, non c'entra nemmeno. Cioè io parlo del campo, parlo della partita di domani, ma di altro non parlo. No, appunto, quando ti ha aiutato magari si è detto il tuo lavoro. Io guardo il lavoro, ho guardato il campo, appunto per questo. Dell'altro, del resto, la società, il direttore, possono parlare. Ti aspetti l'Entella 4-1-4-1? Sì, può darsi di sì. Hanno fatto anche il 4-3-1-2, ma da lì no. Penso che siano le due che hanno fatto, perché poi la partita scorsa, quando stavano perdendo, hanno fatto anche il 4-2-4, però dovevano recuperare. Senti, Donali forse più che sempre, anche se vorrà sempre al pionaggio, pare la regola che la maglia, perché arriva Lentella che con tutto rispetto non ha una storia, che non ha debuttato in B e Bologna ha la storia del 7 scudetti. Sì, hai ragione, cioè qua non è che io lo ripeto, è questo che deve essere fatto tutte le partite, ma anche quando giochiamo, questa settimana abbiamo affrontato gli allievi. Se tu gli allievi non li affronti con la testa giusta, anche se è un allenamento, vai in difficoltà, perché con il calcio è così. E questa è la stessa cosa, domani dovremo far sì che quando inizia la partita dobbiamo iniziare a correre, perché questo è così. E per vincere devi correre più degli altri e poi la qualità viene fuori perché ce l'abbiamo. La prima Vallara, che poi non è la prima, c'è una prima Vallara con la luce, cioè con il buio. Bravo. Con la luce, la bico. Non dovete portarvi dietro l'incubo di quella notte. No, io spero, l'ho detto subito dopo la partita, spero che sia rimasto lì, anche perché abbiamo visto che fare una partita con la paura di giocare o con i fantasmi
cioè, si fa male, questo lo abbiamo anche lo abbiamo visto subito sulla pelle, quindi bisogna andare lì e fare la partita, giocare senza pensieri e senza pensare tante cose, bisogna lì una partita di calcio e bisogna giocare calcio, perché di questo si tratta, per giocare calcio, essere consapevoli di che siamo una buona squadra, perché anche questo è, perché io ci credo in quello che dico, e se lo dico perché ci credo molto, però dico anche che bisogna correre e non pensare ad altro. Considerato che, considerato che hai detto appunto che domani bisognerà riuscire a fare la partita perché l'Entella aspetterà, è possibile vedere una formazione più offensiva negli uomini, magari con la Ribi riportata a centrocampo e tre punte vere, o la Ribi o Piperezzo, insomma, e tre punte vere o no? No, domani tre davanti te le dico, sono quelli che hanno fatto la partita scorsa. Domani. Bravo, gli interpretati, bravo. Quindi no, cioè non vuol dire che siamo, perché io credo molto quando lui gioca lì ha le qualità non solo per fare la fase difensiva, sino per fare la fase offensiva. Quindi se lui giocherà domani lì, perché ci credo che possa far male anche lì. No, non penso nel ruolo, secondo me può fare anche la mezzala e lo può far bene, ma anche lì secondo me può fare molto bene. Hai parlato con i due giocatori espulsi? Cioè, soprattutto la prima espulsione, non dico che è stata decisiva, ma è stata molto... Sinceramente no, perché no, non c'è il giocatore, non c'è stato questa settimana, ma va detto che non va fatto, questo sì, l'ho parlato anche con gli altri ragazzi. Dopo la gara, pensavo. No, dopo la gara subito non si parla, perché non parlo perché poi ce l'ho spiegato anche. Sì, è vero, è vero. E poi la seconda, me, io l'ho detto anche a lui, ai ragazzi, secondo me la seconda non... Era un fallo sì brutto, ma cioè, non era da espulsione secondo me. Poi è capitato, però bisogna anche stare anche attento lì. Perché non è che abbiamo preso gol ed è tutto da buttare, cioè ora andiamo, ognuno prende la sua strada, va, fa, no. Bisogna continuare a giocare e questo bisogna migliorarlo, una delle cose che abbiamo parlato. E bisogna continuare perché non sarà la prima né l'ultima che prenderemo gol. Quindi quando si prende gol bisogna continuare a giocare, crederci in quello che si fa, perché poi se prendiamo gol e quello che abbiamo fatto lo buttiamo e ora iniziamo a giocare diversamente, no. E questo è da migliorare. Cioè rispetto a Perugia il vero miglioramento deve arrivare lì, cioè nella reazione di fronte magari a un episodio... Alle difficoltà, sì. Questo è il gioco, secondo me, deve migliorare anche quando si va in difficoltà, perché no, ripeto, non sarà la prima né l'ultima. E lì bisogna reagire come squadra. Posto di Garrix, tu fai giocare, se ci puoi dire. Ti ho detto già i tre. Ci hai provato, eh. Ragazzi,